Adesso mi sono recato a Roma per incontrare il Ministro dell'Ambiente presso la sede dell'ANCI nazionale, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, per discutere sul bando al quale il Comune di Barcetto aveva risposto nel 2016, il Giubileo della Luce. Siamo riusciti a arrivare 21esimi in tutta Italia e quindi ad avere questo finanziamento a fondo perduto di 95.000 euro. Finanziamento che il Comune di Barcetto utilizzerà per illuminare degnamente il viale che porta al santuario, la facciata del santuario, illuminare molto bene il Duomo di Barcetto, che è un grande monumento a livello europeo, illuminare l'esterno del castello, e io spero di arrivare poi a illuminare sino alla cappella di San Moderanno e quindi alla porta del pellegrino che installeremo nei pressi della casa cantoniera sulla statale della Cisa, che è l'ingresso della via Francigena. E vorrei anche arrivare con il sentiero cosiddetto del beach al Fortino, in modo da avere un circuito che anche i turisti, oltre i pellegrini, potrebbero percorrere.